Bene, direi che ci siamo, do il benvenuto a tutti, vi ringrazio di essere qui per questa presentazione del libro Hugo Schegge. Ringraziamo come prima cosa la corte Cussi che attraverso Terre Doc che ci ha fatto da link ha dato l'ospitalità e non è la prima volta che è attenta a occasioni di confronto legate ai libri, legate alla cultura. Vi presento subito gli ospiti. Al mio fianco abbiamo Giacomo Scatolin, che è arrivato oggi dalle Marche, precisamente possiamo dire vicino a Osimo. Osimo, e ha pubblicato diversi reportage su settimanali nazionali, foto anche, ha fotografato per molte ONG italiane, ha collaborato poi a diversi progetti legati alla solidarietà nella ex Jugoslavia ed è uno dei due curatori del libro di Hugo Schegge. Alla mia destra c'è Alessandro Gori, che gioca, si potrebbe dire, se non fosse spesso via, che gioca in casa. Alessandro, per chi non lo conosce, è di Enemonzo, giornalista freelance, viaggiatore, gastronomade, frequenta i Balcani da più di 20 anni e sui Balcani, insomma, ha un lungo curriculum. Qui c'è un'agenzia di viaggi, lui ha tradotto assieme ad Andrea Pilia la prima guida turistica della Serbia e poi è stato coautore di un documentario sul Festival delle Trombe di Guča che è stato proiettato in moltissimi stati. Hugo Schegge è un libro che raccoglie fotografie fatte durante la guerra e dopo, quindi crea questo parallelismo. Le intreccia con le parole di 7 autori, 7 potremmo definirli balcanologi, se si possono chiamare quelli che negli anni hanno attraversato per curiosità, per lavoro, per solidarietà, i Balcani, il mondo della ex Jugoslavia. Sono nomi più o meno conosciuti, i più evidenti sono quelli di Remondino, di Rumiz, ma tutti collegati da una estrema competenza, da un amore anche tragico verso queste terre. E quindi hanno conoscono e frequentano questo mondo e ce lo possono raccontare in una maniera efficace e direi anche utile, perché è un mondo che per molti di noi rimane ancora oscuro e inspiegabile per quello che è successo. Quindi quello che Hugo Schegge ci dà è la possibilità di provare a capirne di più sul conflitto jugoslavo, di sentirne di più, di vederne di più. Come premessa direi che bisogna subito dire che è impossibile provare a impacchettare quello che è successo in Jugoslavia con una spiegazione che si accomoda a tutti.